Io sono assolutamente autonoma, guido, studio, vado a lavorare, vado agli allenamenti, non c'è niente che io non riesca a fare al momento. Dico sempre a parte correre, però per il resto non ho difficoltà a fare nulla. Quando ero molto piccola mi hanno diagnosticato questa forma rara di scoliosi congenita che purtroppo nel corso degli anni non è migliorata, anzi è peggiorata notevolmente, per cui hanno provato a trattarla con dei gessi, con dei corsetti, ma purtroppo eravamo arrivati a un momento in cui praticamente non riuscivo a fare più niente e questa scoliosi stava diventando parecchio pericolosa per me e quindi hanno deciso di operarmi. Mi hanno rotto parecchie vertebre nella schiena e le hanno sostituite con delle placche in titanio. Purtroppo la situazione sembrava risolta, ma nei 2 anni successivi ho dovuto fare ulteriori 2 interventi alla schiena e questo è il motivo per cui appunto oggi sono costretta a stare sulla carrozzina. Accettare il mio corpo è stato un percorso abbastanza graduale. Le difficoltà sono state più che altro nel riuscire a capire come io potevo fare le stesse cose che facevo prima, come faccio a tornare a guidare, come faccio a vestirmi, come faccio a fare determinate cose. Poi pian piano in realtà mi sono resa conto che si riesce tranquillamente a fare tutto quanto, cambia solo il modo. La mia quotidianità è la stessa, però purtroppo ci sono questi ostacoli in più che uno magari dal momento in cui non è in sedia a rotelle non vede, perché purtroppo siamo ancora pieni di barriere architettoniche, quindi magari mi capita di arrivare in un posto e non poter entrare perché ci sono le scale, non c'è l'ascensore, oppure anche semplicemente il parcheggio, tante volte è occupato da persone che non hanno il contrassegno, per cui mi ritrovo a non poter magari parcheggiare la macchina e riuscire in autonomia a scaricare la carrozzina, quindi se sono da sola diventa un problema. Quando mi guardo allo specchio io vedo me stessa, non vedo assolutamente nessun cambiamento, non credo di essere cambiata, anche perché sostengo che non sia la carrozzina a fare una persona, ma sono le scelte, gli obiettivi, i sogni di questa persona, il carattere a renderla tale. Io ho realizzato questo sogno di vincere delle medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo e sono riuscita anche a realizzarmi dal punto di vista dello studio. Purtroppo le persone pensano che il corpo di una persona disabile sia un corpo diverso rispetto a quello di un'altra persona. Forse prima di fare questo pensiero addirittura si soffermano a guardare la carrozzina e si fermano lì. Ancora oggi c'è gente che pensa che le persone disabili siano poverette, mi dispiace, c'è sempre un po' questa compassione verso chi purtroppo ha un problema fisico. Mi è capitato magari di essere al supermercato con il cestino sulle gambe, arriva una persona e mi dice: "Ah, ma sei qua da sola?" Sì, sono qua da sola. Che brava! No, non sono brava, faccio esattamente quello che fanno tutti quanti. Mangiare, devo mangiare, per cui a fare la spesa ci vado. Tante volte una persona disabile è stimata perché da fuori si vede, caspita, riesce da sola. In realtà no, mi piacerebbe essere stimata per altre cose, per dei valori e per degli obiettivi che ho raggiunto. Mi capita quasi tutti i giorni di ricevere proposte di aiuto, soprattutto quando sono in macchina. Io quando salgo in macchina smonto la carrozzina, la carico e poi parto e lo faccio ovviamente tutto in autonomia. Capita qualche volta che magari una persona passi di fianco alla mia macchina e hai bisogno di aiuto, in realtà no, ma sei sicura? Sì, sono sicura, quindi capita, questo non lo vedo assolutamente come una cosa negativa, però in realtà le persone devono capire che è vero, abbiamo questa difficoltà, però non per questo non siamo autonomi. Io non ho mai pensato che il mio corpo fosse un limite, ma un punto di forza, un aiuto in più per superare certe prove. Sono convinta che il mio corpo spesso mi lanci dei segnali e mi dica: "Giulia, fermati, Giulia, puoi fare di più." E questa cosa per me è fondamentale perché ho dei segnali che mi permettono di spingermi oltre, di tirare un attimo il freno. Quindi prima volevo sempre fare, 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 poi tante volte magari a un certo punto non riuscivo più. Ora invece cerco di ascoltarlo, di prendere i ritmi di cui il mio corpo ha bisogno e sperimentandolo mi sono accorta che è la cosa migliore.